Il fenomeno è nato in Svizzera, è arrivato in Italia nei primi mesi dell'anno, tra aspettative, elogi, critiche, diffidenze, interessi commerciali e ribalta mediatica, si fanno largo anche nel bel paese le coltivazioni di marijuana light, ossia la canapa a contenuto legale di THC, che non provoca effetti psicoattivi, ma promette comunque di avere effetti rilassanti grazie alle concentrazioni di CBD, il principio, diciamo così, medico della cannabis. Il primo in Italia a coltivare e vendere canapa light direttamente, quindi a farne la filiera corta, è stato Manuele Villa, della tenuta Modesti di Fogarole, frazione di Monticelli d'Ongina. Siamo andati a trovarlo per farci spiegare come avvengono i procedimenti di lavorazione della terra, di coltura della canapa e di raccolta. La canapa viene piantata verso il mese di aprile, viene coltivata come una normale pianta annuale e viene piantato il seme. La raccolta è intorno alla fine di settembre. Un ciclo produttivo che sottostà a rigidi controlli. Durante tutto il ciclo produttivo, la forestale ha proprio il controllo totale sul campo, possono fare analisi, possono venire anche con i droni, fare fotografie e vedere se ci sono degli sbalzi prevalentemente di THC. La canapa viene utilizzata per combustione, viene usata per fare infusi, per fare tisane, ha delle proprietà ben riconosciute anche dalla medicina, che sono comunque miorilassanti, sono antiossidanti, sono antinfiammatori importanti, che sostituiscono molto spesso nei malati o in chi comunque ha dei problemi le medicine tradizionali. Io ho una cliente che ha avuto un'operazione al fegato molto grave e compra, diciamo, regolarmente il mio prodotto, però per scrupolo è andata a farlo vedere dal proprio medico, che è il medico che la cura, il quale gli ha detto di usarne finché vuole perché fa soltanto bene. La pianta della canapa si divide in due parti, c'è la parte dell'infiorescenza con cui si possono fare infusi, tisane e si può anche bruciare, e poi c'è la parte fibrosa della pianta. Con la parte fibrosa sostanzialmente si può fare qualsiasi cosa, la scopa che ho in mano è una scopa fatta di canapa e questa che vedete è la vera e propria pianta della canapa, sono tronchetti, addirittura con la canapa, pensate, si possono fare anche le case. La canapa si può coltivare anche in serra, in questi tunnel, e allora si semina a febbraio e si anticipa il raccolto a giugno. Il prodotto finito viene poi commercializzato in queste confezioni. A Cremona i punti vendita sono una mezza dozzina.